Antonio Forcellino, perché ha scelto di scrivere un libro sull'ultima fase dell'attività artistica di Michelangelo? Ho scritto un libro sull'ultimo Michelangelo perché dopo i 60 anni che Michelangelo Buonarroti raggiunge uno stile sublime sia nella scultura che nella pittura, ma soprattutto raggiunge una libertà intellettuale che è negata a tutti i suoi contemporanei. Dopo aver frantumato le certezze della salvezza nel giudizio universale, Michelangelo lavora alla tomba di Giulio II, dove scolpisce nella pietra una idea di devozione così trasgressiva che non appena ha finito di collocare le statue in quel monumento, l'Inquisizione comincia a perseguitare questa idea considerata eretica di devozione. Nello stesso tempo dipinge per Vittoria Colonna questa pietà, nella quale compie un'altra rivoluzione, restituisce a Maria, che per millenni era stata una donna senza corpo, una fisicità dolente e drammatica, ancora oggi difficile da comprendere. E infine, nel suo testamento spirituale, nella Cappella Paolina, mette Pietro sulla croce senza chiodi, costringendo la censura inquisitoriale a intervenire subito dopo la morte dell'artista per dipingere questi chiodi e rendere meno radicale questa sua affermazione di libertà e di spiritualità in pieno conflitto con quella che era la spiritualità della Chiesa di Roma.